Questo video è stato supportato da Infomaniac, il cloud etico. Maggiori informazioni in questo video. Due settimane fa vi avevo fatto vedere cosa era React e vi avevo promesso che vi avrei portato un mio progetto, non è un progetto enorme, ma un piccolo progettino da poter mostrare in un video su YouTube. Questo perché React, dal mio punto di vista, ha tante cose e in un video non si può dire tutto, quindi ho cercato di trovare un progetto che contenesse il livello giusto di difficoltà, ma che nello stesso tempo mi consentisse di fare un video di una durata gestibile. Quindi, quale prodotto in React ho portato? Per tutti quelli che sono navigati in questo canale, penso che già ci siano arrivati. Farò un'app per il calcolo dei punteggi del bowling. Vi consiglio di andare a ripescare questo video per capire esattamente come funziona il calcolo dei punteggi del bowling, perché non lo spiegherò in questo video. Quello che spiegherò in questo video è la mia implementazione in un'applicazione in React. Applicazione React che potete anche andare a provare voi stessi, perché metterò un link in descrizione. In descrizione metterò questi link. Quello dello sponsor, ovviamente. Ringraziamo ancora una volta Infomaniac che sta supportando questo video. Il link della mia applicazione React e anche il link del codice su GitHub. E quindi adesso ci mettiamo a computer e andiamo a vedere cosa ho combinato. Allora iniziamo a vedere la mia implementazione del calcolatore di punti del gioco del bowling fatta in React. A differenza delle altre implementazioni, questa riesce a calcolare i punteggi man mano che vengono inseriti. In passato, nelle altre implementazioni, si forniva tutta una sequenza di tiri e poi veniva calcolato il punteggio finale. Qua viene fatta man mano che vengono inseriti. Quindi questa è l'unica modifica che è stata fatta, diciamo, all'algoritmo generale. Quindi adesso andiamo a vedere cosa ho fatto qua a computer. Dunque, quando si crea un progetto su Vite viene preparato una sorta di progetto base che poi si va a costruire l'applicazione che si vuole sviluppare. Dunque, qua viene creata una pagina HTML molto minimale, che di solito quello che si modifica sono, diciamo, quello che sta nello head. Infatti io ho messo una sorta di titolo Bowling Score Calculator AFK. Poi, diciamo, tutta l'applicazione, tutti i vari cambiamenti al DOM che verranno fatti verranno inseriti dentro questo div con l'id root, e questo non va modificato. E poi qui dentro viene messo il main del programma. Di solito questo file viene già pregenerato, però uno lo può modificare come gli pare e piace. Di solito quello che sta dentro il body non viene cambiato, che poi farà riferimento a questo main.tsx. Anche il main.tsx è fatto, diciamo, in automatico. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Praticamente il main.tsx sostanzialmente è quello di andare a mettere dentro root, quindi quel div che abbiamo fatto poco fa, tutta l'applicazione. Lasciamo perdere cosa significa strict mode, non ci serve in questo caso. Diciamo tutta l'applicazione viene messa qua. Questa app è un componente che racchiude tutta l'applicazione. Come vedete qua, JSX lo tratta come se fosse un normalissimo tag HTML. Però è un componente di React. Di solito sì, il componente principale si chiama sempre app, lo possiamo chiamare un po' come ci pare, ma non è questo l'importante. L'importante è che praticamente lui dice: prendi l'app e la renderizzi dentro root. Di solito questo file non viene mai modificato da noi programmatori, a meno che abbiamo roba, diciamo, specifica da fare. L'unica modifica che di solito si può fare è togliere questa strict mode, di cui, ripeto, non ne parliamo. Quindi, diciamo, l'applicazione principale viene fatta all'interno di app.tsx, che in questo caso è molto semplice. Semplicemente io non ho fatto altro che caricare i CSS per dare il foglio di stile, che in React vengono importati come se fossero dei moduli in JavaScript, ma poi, diciamo, quando poi viene compilato lui sa come trattare i CSS. Ma ho semplicemente il mio componente app che restituisce games. Fine, non fa nient'altro, non fa. Quindi tutto sta a vedere cosa è games. Allora, andiamo a vedere cosa è games. Games è una funzione, quindi un altro componente. Una cosa importante dei componenti React è che devono iniziare con la prima lettera maiuscola, è una cosa fondamentale.
definisco di avere una partita di bowling, una sorta di oggetto che ha delle informazioni di base, così che quando io aggiungo una nuova partita so quali sono le campi precompilati, tipo player. E se vi ricordate, se vi siete recuperati il video precedente dove spiegavo il gioco del bowling o comunque come viene calcolato il punteggio di una partita di bowling, sappiamo che l'ultimo frame è differente. Quindi questo significa che poi ha delle funzioni diverse su non solo su come deve essere calcolato il punteggio, ma anche come deve essere renderizzato, perché potremmo avere a disposizione un tiro in più. UState è un hook di React. Hook significa, è un modo per aggiungere funzionalità aggiuntive ai vari componenti che si fanno. Alcuni reagiscono a degli eventi, altri permettono di mantenere l'informazione persistente, e in questo caso io utilizzo lo hook state, quindi c'è questo UState. Lo stato mi permette di memorizzare lo stato di qualcosa, in questo caso delle partite, non della singola partita ma delle partite. Questo perché ogni qualvolta viene fatta un'interazione con l'interfaccia che causa una modifica, tipo l'aggiunta di una partita o l'utente digita qualcosa, questo comporta che React modifica il DOM e, diciamo, rirenderizza alcuni componenti. Di quello che accade è che questa funzione game può essere rirenderizzato da capo. E come noi conserviamo quella dell'informazione precedente? Utilizzando state. Così che quando noi poi l'utente continua con le sue interazioni, noi possiamo aggiornare questo stato, che poi vediamo come farlo, per poi ristamparlo da capo. Ci sono tutta una serie di funzioni callback che reagiscono a degli eventi. Adesso ne vediamo uno in particolare, che è questo qua, che permette di aggiungere una partita. Ah, non faccio altro che calcolare un nuovo ID, perché se avete visto qua l'ID è standard 0, però diciamo ogni volta che creo una nuova partita viene generato un nuovo ID, e quello che faccio è prendo l'ultima partita, vado a vedere di quella di quest'ultima partita l'ID e poi faccio semplicemente il più 1. Questa roba molto complessa è uno dei modi più semplici che JavaScript ha per fare quella che viene definita la deep copy di questo oggetto. Perché questo oggetto, diciamo, è un template di quello che deve essere una nuova partita. Praticamente quello che faccio è prendo quell'oggetto, lo faccio in JSON e poi lo riconverto in un oggetto. È l'unico modo one-liner che ho trovato per fare una cosa del genere, senza ovviamente utilizzare una libreria esterna, perché ci sono librerie esterne che fanno le copie degli oggetti o permettono anche di modificare degli oggetti in maniera particolare. Ho utilizzato questa opzione, che non è velocissima, non è molto ottimizzata, ma funziona, è una linea e a me e fa quello che serve. Quello che faccio qua è quello di aggiornare lo stato. In realtà tu non aggiorni lo stato direttamente, ma tu crei un array di partite che ha gli stessi elementi di prima più questa nuova partita. E poi per aggiornare effettivamente lo stato si usa la funzione setGames. Perché una cosa che ho detto poco fa, questo hook UState restituisce due variabili. Una è esattamente lo stato, che di default avrà questo valore, cioè una lista con un gioco, una partita vuota fondamentalmente, è una funzione che permette di aggiornare lo stato. Lo stato non va mai modificato direttamente, cioè fare games uguale qualcosa tengono degli comportamenti non desiderati, e quindi si utilizza setGames per aggiornare questa variabile, che è quello che sto facendo io. Infatti qua abbiamo new games e poi imposto lo stato, così quando poi viene ristampato questo componente ci ritroviamo con lo stato aggiornato. Qua creo una sezione, creo un div, e qua non faccio altro che prendere tutti gli elementi di games, faccio altro che per ogni elemento di games, perché è un array, sumApp è una funzione che viene iterata per ogni elemento di un array e ha, se non ricordo male, fino a 3 parametri, io qua ne sto utilizzando solamente 2, cioè il gioco in questione, cioè l'elemento dell'array che è una partita in questione, è l'indice di dove si trova quella partita. Questo indice mi serve perché React impone che quando si usa questa roba qua, cioè quando viene fatta un'iterazione per stampare dei tanti elementi in maniera iterativa, deve necessariamente avere la proprietà key settata a un valore che deve essere univoco. Passo a altre proprietà in cui dico game è uguale alla partita che stiamo considerando, onChange è l'evento che viene scatenato quando viene fatto un cambiamento, cioè quando io sto inserendo dei nuovi dati. Per far capire esattamente qual è la differenza fra il componente games e il componente game, è meglio che io mostri
un esempio dell'applicazione. Quindi quello che faccio adesso io è far partire il server di sviluppo, faccio npm run dev games, è quello che contiene le varie partite di bowling. Tendenzialmente, se non ricordo male, per questa applicazione l'ho fatta più di un mese fa, tutto quello che è in blu è games, che ci permette di avere una partita, ha pure questo tasto add game che ci permette di aggiungere altre partite. Questo tasto X, poi lo vediamo dopo, serve per togliere le partite, e player lo posso modificare e fare AFK. Ci abbiamo l'evento on remove, che è l'evento che viene scatenato quando, vi dicevo poco fa, è cliccato questo tasto. Se c'è add game, c'è il tasto con add game. And remove non fa altro che identificare la partita con quel particolare ID e semplicemente la toglie dall'array, quindi facendo qua questo filter istituisce un nuovo array, questa è una cosa importante, poi semplicemente imposto il nuovo stato avendo tolto quella partita. Quando vengono fatti dei cambiamenti non faccio altro che aggiornare questi valori numerici e settarli nel nuovo stato. La cosa importante da vedere qua è che ogni iterazione qua aggiunge un componente di tipo game. Quindi andiamo a vedere cos'è il componente di tipo game, perché è quello più, diciamo, fondamentale. Questo file game ha tutta una funzione enorme, una sua volta diverse funzioni annidate, che semplicemente non fa altro che calcolare i punteggi. E come dicevo poco fa, tutta questa roba non la rispiego. Questo componente game, che come vedete è una funzione, prende tre proprietà: game, on change, on remove. Qui ho utilizzato il destructor di JavaScript. Se non avete familiarità con questa sintassi, magari me lo lasciate sul commento, che magari ci faccio un video a parte. Diciamo che tutti i componenti prendono come parametro un oggetto, che sono le proprietà, che sono poi le proprietà tali e quali che passereste a un qualsiasi tag. Infatti JSX tratta i componenti come se fossero dei tag, e quindi tutti i componenti hanno queste proprietà. Però siccome io so quali sono le proprietà che vengono passate, anziché fare prop.game, prop.onChange, prop.onRemove, supponendo che io chiamo questo oggetto prop, di solito si chiama in quella maniera, posso utilizzare l'object destruction di JavaScript, che mi permette di semplificare questa operazione. E ovviamente TypeScript impone che le funzioni abbiano, diciamo, annotazione dei tipi. Game è un bowling game, on change se c'è ovviamente, perché potrebbe essere anche null, è una funzione di questo tipo, on remove è una funzione di quest'altro tipo. Allora, andiamo a vedere come è strutturato l'aspetto grafico di quello che dovrebbe essere una partita di bowling, e poi andiamo a vedere quali sono le funzionalità. Utilizzando per come contenitore della partita article, ci abbiamo div che mi crea un po' di padding, va bene, questa è solamente una questione di CSS, magari poi andate a guardare direttamente il CSS per come è stato fatto. Allora, io qui ho un game container, e la prima cosa che ho è il tasto per eliminare una partita. Se ho la funzione on remove, perché magari il programmatore potrebbe anche non passarla, io non sto imponendo in questo interrogativo due punti, intendo dire che on remove potrebbe essere anche undefined o null. Quindi se c'è on remove, allora chiamo e gli passo la partita che stiamo considerando. Questa è semplicemente l'icona della X che avete visto poco fa. Poi abbiamo qua un componente player, ambo schermo il nome del giocatore, in cui gli passo il nome del giocatore, che di default è semplicemente player, però lo possiamo modificare. E qui c'è un evento nel momento in cui cambia. Nel momento in cui cambia, io invoco questo evento, ho handle changed player name, che se io vado a vedere qua, non fa altro che modificare il nome del giocatore e richiamare la funzione onChange. Di qui abbiamo un componente player e poi stampo tutti i frame a uno a uno, facendo un'iterazione. Ovviamente nel gioco del bowling abbiamo solamente 10 frame. Quello che viene fatto è che per ogni frame do tutti i dettagli del frame. Quindi andiamo a vedere cos'è questo game frame. Questo game frame ha come tipo punti, il totale del frame e se è l'ultimo frame. Quindi questa è una delle informazioni che passo qua. La chiave, come dicevo poco fa, per ogni iterazione
bisogna per forza dare una chiave, se no React impazzisce. Nel momento in cui viene fatto un cambiamento, sono passati due parametri. Che tiro è? Perché sappiamo che potrebbe essere il primo tiro, il secondo tiro, addirittura il terzo tiro, se il punteggio è effettuato. 5, chiusura, strike, canaletta, quello che sta per essere. E chiamo la funzione handleChangeScore. HandleChangeScore semplicemente aggiorna il punteggio nella struttura dati che contiene il frame e poi chiamo la funzione calculateScore. Allora andiamo a vedere il componente player. Componente player è una proprietà name, è onChange, è un div. Non ho utilizzato i campi di testo, ho utilizzato la proprietà contentEditable che permette all'utente proprio di utilizzare un qualunque tag HTML, comunque mettere le informazioni che vuole. È una cosa che React sinceramente non piace molto e per non farmi urlare contro devo mettere questa proprietà di sopprimere i warning per quanto blur è l'evento opposto a un focus. Se noi andiamo qua sul browser, l'evento on focus è quando l'utente è qua, quindi quando vedete che è diventato molto più chiaro qua, cioè si sono creati i bordi, scrivo qua Valerio, on blur è quando io lascio quel campo, cioè perde il focus e vengono diciamo gestiti gli eventi, perché il nome Valerio, quando l'utente ha finito di scriverlo, una volta che lascia il campo viene aggiornato nella struttura dati interna dell'oggetto game in questione. Torniamo qua. Ref permette velocemente di referenziare un tag HTML e di vedere tutte le sue proprietà e il contenuto, un po' come faremo con getElementById. E questo mi serve per, siccome il contenuto del tag div in questo caso è per me importante perché contiene l'informazione che l'utente sta inserendo del nome del giocatore, devo utilizzare questo useRef per vedere qual è il testo contenuto all'interno di questo div. Andiamo a game perché ovviamente l'altro componente principale è frame. Frame anche qua ha delle funzioni di supporto che servono per validare velocemente quello che l'utente ha inserito, perché non voglio che l'utente per esempio inserisca la X per indicare lo strike come secondo tiro, o non voglio che l'utente inserisca la slash come primo tiro. A vedere in base se siamo al primo tiro o al secondo tiro, se i dati forniti dall'utente sono corretti in base a quello che dovrebbe essere una partita di bowling. In questo caso non sto utilizzando la object destruction di JavaScript, sto utilizzando props genericamente, che ha tipo frame più un'altra proprietà che si chiama onChange, che è una callback quando vengono effettuati dei cambiamenti. Questa funzione interna permette di capire se il frame ha diritto al terzo tiro. Questo è importante quando il frame che stiamo renderizzando è il terzo frame, perché tu hai diritto al terzo tiro se hai fatto uno strike al primo tiro o una chiusura al secondo tiro. In tutti gli altri casi non hai diritto a un terzo tiro. Quindi questa cosa mi serve successivamente per stampare frame. E poi qua handle change vado a richiamare tutte quelle funzioni di supporto che controllano la validità dei vari tiri in base ai casi, se siamo all'ultimo frame, se non siamo all'ultimo frame, o se siamo al primo tiro, se siamo al secondo tiro, se siamo al terzo tiro. Nel caso in cui tutto sia stato fatto a modo, cioè l'utente abbia inserito i dati giusti, chiamo il metodo onChange che andrà a vedere quale valore l'utente ha inserito, lo metterà nella struttura dati per poi calcolare tutti i punteggi, ma nel componente game, perché ricordiamoci che game controlla la validità di quello che l'utente ha inserito, ma poi è il componente game che calcola i valori di ogni frame e il risultato totale. Qui abbiamo la prima riga, per intenderci la prima riga del frame sono diciamo questo e questo, o questi qua. La seconda riga è questo che ci sta qua sotto, dove ci sono il risultato parziale. Quindi la prima riga contiene un box dove viene premuto un tasto on input. Praticamente chiamo la funzione handle change in cui 0 significa è il primo tiro, 1 significa il secondo tiro. Nel caso in cui ci sia un terzo tiro, qui diciamo questo box viene stampato solamente se siamo nell'ultimo frame, altrimenti questo terzo box non viene stampato. Questa è la prima riga, ci sono due box o tre in base ai casi.
e qui ci abbiamo il risultato. Il risultato del frame fino a quel punto della partita. Credo che non ci sia nient'altro da dire. Penso che ho detto più o meno tutto quanto, ovviamente non ho approfondito alcuni dettagli tipo i tipi, però adesso possiamo andare a vedere. Adesso io non farò altro che andare a prendere una mia vecchia partita di bowling, metterò gli stessi risultati. Il risultato di questa partita deve essere 174. Il primo frame è 20, 39, 48, 68, 78, 86, sembra giusto finora, 94, 114, 144, 174, sembra funzionare bene. Se voglio aggiungere un'altra partita, Valerio 2, metto un'altra mia partita. Questa partita l'ho chiusa a 210, è la partita col punteggio più alto che abbia mai fatto in vita mia. Ovviamente non ho più ripetuto quel punteggio, però il punteggio totale è 210. Allora, torniamo su Visual Studio. Praticamente siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Adesso lo vogliamo, diciamo, pubblicare. Quello che bisogna fare è NMP run build. Ho fatto la build, lui mi ha creato questi tre file, dist.index.html, il CSS e il JavaScript. Lui non va altro che prende tutti questi file TSX e fa un JavaScript enorme. E adesso dove la mettiamo questa web app? La mettiamo nei server che mi ha fornito lo sponsor di oggi. Infomaniac è un'azienda svizzera leader nel settore IT. Fornisce servizi web a 360 gradi, da hosting web, gestione email, fino a servizi cloud avanzati, come il server cloud che ho utilizzato per questo video. Inoltre, offre la sua intelligenza artificiale basata su Mixtral. Offre anche strumenti collaborativi come il K-Drive, oppure strumenti per fare riunioni con i vostri colleghi di lavoro. Uno dei motivi che mi hanno fatto accettare la collaborazione con Infomaniac è il loro approccio sostenibile. Tutti sanno che i data center inquinano e quindi loro finanziano progetti finalizzati a catturare la CO2 che emettono durante le loro operazioni. Come dichiarato sul loro sito, nel 2022 hanno catturato il 200% della loro CO2 che hanno emesso. Quindi il doppio di quelle che hanno generato le loro attività. Infomaniac, il cloud etico. Infomaniac mi ha dato a disposizione un server virtuale in cui io vado a mettere la nostra applicazione. Dunque, io già ho configurato tutto quello che c'era da configurare, però vi faccio vedere velocemente quello che ho fatto. All'inizio ho creato un cloud server. Ovviamente se volete fare un sito su Infomaniac non dovete necessariamente avere un cloud virtuale, potete semplicemente avere uno hosting sui loro server. Io ho chiesto loro un server perché magari ci potrei fare altri video in futuro. Quindi quello che ho fatto io intanto, io ho preso un server. Poi su questo server io ho creato un hosting che ho chiamato Bowling. E su questo hosting ho creato un sito internet. FK.com non c'è come dominio, non ho comprato domini, però il sistema mi imponeva di aggiungere un nome a dominio, io ho messo un nome a caso, ma non l'ho comprato, quindi ignorate questo errore. Se voi fate tutto come dovreste fare, non avrete questi problemi. Anche se non ho messo un nome a dominio, voi potete comunque accedervi. Su questo sito internet qui abbiamo un URL di preview, tale che voi possiate andare a vederlo voi in prima persona. Ho detto quello che ho fatto, mi sono preso un server virtuale. Su questo server ho creato il mio servizio hosting privato e su cui poi ho messo un sito internet. Vado sull'FTP e carico i file. Lo faccio tramite il web FTP. Quando io entro col mio FTP sul mio server, vado su sites, c'è fk.com e quindi devo passare il file index, che già l'avevo passato per testare, quindi mi dirà di sovrascriverlo, io lo sovrascrivo. Poi vado su assets, modifico i CSS e JavaScript,
Sì, confermo di volerlo sovrascrivere e adesso io lo posso vedere online. Come questa è l'URL di preview e adesso anche voi potete giocare al bowling. Metterò qua, vediamo alcuni esempi. E sembra funzionare alla grande, ragazzi. Ringraziamo ancora una volta il nostro sponsor di oggi, Infomaniac. Come vi dicevo poco fa, tutti i dettagli su Infomaniac li lascio in descrizione. Provatelo, fatemi sapere come vi siete trovati. Il video di oggi volge al termine. Io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.